conferenza post-gara, Turris Crotone 2-4. Mister, ci sono le domande inviate dai nostri giornalisti. Iniziamo da Vincenzo Montalcini per Crotone News. Mister, dopo tre occasioni fallite in apertura, il gol avrebbe potuto tagliarti le gambe, ma il Crotone non ha perso la testa, è rimasto lucido e poi è andato a vincere la partita con 3 gol su azione e 1 su calcio piazzato. Sì, siamo partiti molto bene, siamo partiti forte, volevamo iniziare la gara in questa maniera, purtroppo abbiamo sciupato qualche occasione che potevamo fare meglio, però comunque dopo lo svantaggio non ci siamo persi d'animo, siamo passati meritatamente in vantaggio, siamo andati sul doppio vantaggio e quindi la partita, diciamo, si è incanalata bene contro una squadra che comunque ha dei giocatori di qualità davanti, di esperienza, non era facile, i ragazzi sono stati tutti molto molto bravi. Giuseppe Livadoti, la provincia Caperre, Gomez attaccante da doppia cifra, in campo un Crotone che ha saputo gestire l'incontro dal versante emotivo anche dopo il momentaneo svantaggio. No, ma io non parlo dei singoli, parlo della squadra, del gruppo, mi è piaciuto molto l'atteggiamento, mi è piaciuto, come detto prima, sempre una squadra con la testa, con equilibrio, non si è persa d'animo, ha giocato a calcio, ha creato tantissimo e niente, quindi un risultato ampiamente meritato. Gianfranco Turino, il rossoblù, mister, complimenti per la vittoria, un Crotone con la giusta cazzimma, potremmo dire, visto che siamo in campagna, tutti in gol, tra l'altro giocatori d'attacco. No, come ho detto, siamo scesi con l'atteggiamento giusto e la cazzimma è una dote che dobbiamo fare nostra sempre, in casa e fuori, perché senza di quella si fa fatica. Stasera i ragazzi hanno voluto rimarcare questa loro voglia di fare bene, di giocare a calcio, di interpretare bene la gara e nonostante uno svantaggio che non meritavamo, abbiamo mantenuto i nervi saldi e siamo stati bravi, insomma. Claudia Berligeri, Gazzetta del Sud, mister, prestazione importante della squadra, grande reazione dei ragazzi allo svantaggio iniziale e alla fine portano a casa l'intera posta in palio, dando un segnale importante a questo torneo. Sì, noi dobbiamo pensare partita per partita, era anche un come dire, abbiamo anche sfatato tra virgolette il tabù sintetico, anche se era la nostra seconda solo partita su sintetico, la prima abbiamo pareggiato a Potenza e volevamo dare un segnale questa sera anche per quel fatto lì e quindi sono doppiamente felice. A chiudere sempre Claudio Berlingeri, Gazzetta del Sud. Eccellente Carbò tra gol e assist, imprendibile e vera spina nel fianco avversario. Ma davvero i complimenti vanno a tutti per la qualità e il modo con il quale sono scesi in campo, mettendo in pratica l'identità, l'impronta che lei, allenatore, chiede e per la quale si lavora duramente in settimana. No, ma io i complimenti vanno ai ragazzi. Noi dello staff cerchiamo di fare il massimo che possiamo, cercando di preparare bene le gare, ma gli interpreti veri sono loro e quindi noi in campo non possiamo scendere. Abbiamo dei giocatori bravi e soprattutto abbiamo dei ragazzi per bene e questo mi fa ben sperare per proseguire il campionato. Grazie. Ciao.